siete voi. Siete in anticipo. Davvero? Volevo domandarvi, quella storia che mi avete raccontato, poi come andò a finire? Non so a cosa alludete. Quell'uomo che seguì il consiglio della vostra amica, poi fu perdonato? Dovrei dedurne... Il giorno dopo il nostro ultimo incontro, rotto con Madame de Tourvel, dicendo che non ci potevo fare niente. Dite sul serio? Sul mio onore. Bravo. Non pensavo ci saresti riuscito. Non c'era ragione di aspettare ancora. E con i risultati previsti? Quando me ne sono andato, lei era prostrata. Ci sono tornato il giorno dopo. Ci siete tornato? Sì. Ma non ha voluto ricevermi. Ma non mi dite. Da indagini successive mi risulta che si sia trasferita in un convento. Davvero? Ed è ancora lì. Solo una cosa, forse, potrebbe portarmi gloria maggiore. Ma quale sarebbe? Riconquistarla. E ci riuscireste? Non vedo perché no. Ve lo dico io perché no. Perché quando una donna tira il cuore di un'altra, non sbaglia. E la ferita è inevitabilmente fatale. È così? Sì, ne sono certa. Sono pronta a scommettere qualsiasi cosa vogliate. Vedete, anche io vedo questo momento come uno dei miei più grandi trionfi. Niente soddisfa una donna maggiormente che una vittoria sopra un'altra donna. Solo che stavolta non essere una donna. Come no? Che cosa volete dire? Nessuno di voi. Ecco cos'è divertente. Ecco cos'è veramente delizioso. Non sapete di che cosa state parlando, vero? Voi amate quella donna. Non solo. Voi l'amate ancora, disperatamente. Se non vi foste vergognato del vostro rapporto, perché l'avreste trattata in un modo così infame? Questo dimostra un fatto che ho sempre considerato. La vanità e la felicità non sono compatibili. Qualsiasi sia la verità di queste vostre speculazioni filosofiche, adesso tocca a voi fare un sacrificio. E quale sarebbe? Destiny se ne deve andare. Una delle ragioni per cui non mi sono mai risposata è perché non volevo ricevere più ordini. Pertanto, le chiedo di usare un tono meno coniugale. Quella donna sta male. Sta male perché l'ho fatta stare male, per amore vostro. Quindi, il minimo che potete fare adesso è quello di sbarazzarvi di quel ragazzino insipido. Pensavo aveste finito di fare l'insolente con le donne, soprattutto adesso. E va bene. Vedo che devo parlarvi molto chiaro. Sono venuto per passare qui la notte. E se non otterrò quello che voglio, non la prenderò bene. Davvero? Sì, dico davvero. Quindi, adesso è il momento di decidere. Allora, sì o no? È ben inteso che un no sarà una dichiarazione di guerra. Mi basta solo una parola, non chiedo altro. E va bene. Guerra.